Assessore, siamo a metà maggio, insomma, situazione tranquilla nella nostra regione, si continua a lavorare, si continuano a vaccinare i cittadini abruzzesi, è partita anche la prenotazione per gli over 50. Sì, continua la nostra campagna vaccinale così come è stabilito da parte del generale Figliuolo, da parte dei ministeri. Siamo attenti a rispettare quelle che sono le medie nazionali, ma soprattutto a portare il vaccino in prossimità dei nostri cittadini. Stiamo completando tutte le fasi della prima, diciamo, dose da dover somministrare. Abbiamo già vaccinato una grossa percentuale dei nostri residenti della nostra regione e quindi una campagna vaccinale attenta, ma soprattutto la possibilità di vaccinare le attività produttive. Noi sappiamo che la nostra regione si basa molto sul turismo, quindi dare la possibilità a tutti gli operatori di essere vaccinati. E ribadisco, il mese di giugno sarà il mese in cui ci sarà questa piena campagna vaccinale. La cabina di regia sta lavorando per questo. Ieri ho partecipato al tavolo della Commissione Salute, dove sono stati rivisti i parametri per il famoso indice, saranno valutati proprio in base alla possibilità che ogni regione ha di occupare i posti letto di terapia intensiva e quindi una nuova riparametrazione che non si baserà solo sul colore, ma si baserà prevalentemente nella forma alta, media e bassa in base proprio al numero dei contagi, ma soprattutto a questa occupazione dei posti letto.